ci ho riflettuto in realtà, perché mi sono fatto un calcolo bene o male di quello che bisogna fare all'interno del gioco e quello che invece dobbiamo fare poi la prossima volta, che sarà per l'appunto il capitolo finale di questa serie. Quindi la 15ª live sarà appunto il finale vero e proprio, dato che ho intenzione di dividerlo in questa maniera. Oggi faremo le ultime due side quest presenti all'interno del gioco, perché sono comunque, anzi tecnicamente faremo le ultime tre side quest presenti all'interno del gioco, perché sono per l'appunto le tre side quest presenti all'interno del gioco, che sono la centrale Mogunet, quindi andremo a chiudere ufficialmente quello che sarà appunto il ciclo della centrale Mogunet. Successivamente andremo a chiudere cos'altro dobbiamo chiudere? La centrale Mogunet. Poi chiuderemo anche la quest dei tapiri, i tapiri sardi, perché esiste una side quest speciale che in realtà praticamente non dà nulla, non dà nulla di eccezionale come ricompensa, ma è comunque una side quest che non abbiamo mai fatto e che tecnicamente è disponibile in tutto il CD4. Solo che c'è un piccolo punto da sottolineare in questa side quest, che è praticamente quella del fatto che bisogna avere delle cutscene all'interno del gioco, che ovviamente non saranno delle cutscene vere e proprie, ma saranno appunto delle scene in cui i personaggi prenderanno parola per innescare lo step successivo. E nel CD4 c'è soltanto una fase del gioco che permette di poter completare questa side quest, e infatti ne parleremo e avremo modo anche di discuterne per quanto riguarda il completamento e il come completarla nella maniera diciamo originale. E un'altra side quest, che è una side quest totalmente extra, una side quest che ovviamente è, come dire, una sorta di una cosa in più, è una chicca in più che è presente all'interno del gioco, ovvero scoprire qual è il vero nome di Garnet. È possibile, tramite un piccolo minigioco presente ovviamente all'interno di Madain Sari, che ci permetterà di scoprire qual è il vero nome di battesimo di Garnet. Quindi avremo la possibilità di scoprire qual è il suo vero nome. Non la rinominerò con il suo vero nome a Daguerreo, perché potrei farlo ma non lo farò, perché comunque terrò il nome di Garnet fino alla fine, essendo ormai che noi utilizzeremo il nome di Garnet. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire per dovere di cronaca, perché penso che sia giusto dirlo a dovere di cronaca per una questione comunque anche di trasparenza per chi ovviamente avrà intenzione di guardare la live e poi successivamente il caricamento su YouTube, ho inserito all'interno della Moguri mod, che è la mod che sto utilizzando praticamente per risoluzione in HD, texture e tutto ciò che abbiamo visto all'interno del gioco rielaborato in 4K, quindi tutto bello da vedere esteticamente, ho inserito un add-on che mi permette di rubare al 100%. E perché ho messo questo add-on? Perché per una questione di tempistica, per una questione di live e di tempistica, dato che oggi comunque dovremo fare la prima porzione del luogo dei ricordi, dato che ho deciso di separare praticamente il luogo dei ricordi nelle due sezioni, quindi il mondo di cristallo e il luogo di ricordi, per dare diciamo una separazione per quello che è il pre-finale e quello che invece sarà il finale vero e proprio, perché appunto vivremo successivamente il finale con tutti i boss segreti e tutto quello che c'è da fare all'interno del gioco. Quindi tutto il luogo dei ricordi lo voglio fare stasera, e per fare tutto il luogo dei ricordi stasera mi serve necessariamente la possibilità di rubare subito, o comunque di rubare nel minor tempo possibile, tutti gli oggetti dei boss. È fondamentale questa cosa, perché altrimenti non ci arriverei coi tempi.
Se fosse stato un video che avrei fatto su YouTube dove lo potevo editare, lo potevo sistemare, tagliare, eccetera, eccetera, sicuramente l'avrei fatto. Però essendo in live ed essendo che non ho tutto questo tempo e non mi posso permettere ritardi per quanto riguarda la mia schedule di programmazione, che deve essere precisa, ho appunto messo questo add-on che mi consente di rubare al 100%, proprio per una questione di sicurezza. Tanto il gioco ormai tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Tutto ciò che andremo a rubare boss noi già lo abbiamo, quindi in nessun modo andrà ad avvantaggiare il gioco. È semplicemente una questione di praticità, di comodità e tutto quello che volete voi. Ma tutto quello che noi andremo a rubare già ce l'abbiamo. Quindi è, diciamo che è soltanto appunto una forma mia personale di velocizzare il tutto, perché altrimenti sono sicuro che non ci arriveremo, anche perché, come vi ho detto prima, faremo una delle side quest più brutte presenti all'interno del gioco, ovvero la side quest dei tapiri sardi, che praticamente sono scomparsi e quindi noi dovremo recuperarli o comunque dovremo cercarli in base alle interazioni che ci saranno all'interno del gioco. Quindi diciamo che purtroppo questa missione, questa side quest, mi ruberà un sacco di tempo e quindi di conseguenza preferisco accelerare in questa maniera, proprio per dare comunque una continuità fondamentalmente al gioco e dare una continuità anche a quello che stiamo facendo. Quindi ci tengo a dirlo, perché è giusto, per dovere di cronaca, non ho bisogno di nascondermi, ma ci tengo anche a specificare che quello che faremo stasera non sarà un qualcosa che mi andrà ad avvantaggiare, perché comunque noi già abbiamo tutti gli equipaggiamenti del gioco, tutte le passive del gioco, abbiamo praticamente già fatto tutto. Dobbiamo soltanto concludere, e per concludere dobbiamo concludere nel miglior modo possibile. Quindi direi di cominciare. Quindi salve a tutti, ben ritrovati. Oggi prefinale di Final Fantasy 9. Quindi andremo un po' più spediti rispetto al normale, perché le spiagge le abbiamo già trovate tutte. La scorsa volta abbiamo anche trovato già tutte le spiagge, quindi un'altra di quelle side quest è già conclusa, è già finita. Oggi invece dobbiamo praticamente cominciare dalla centrale Mogunet. Oggi finalmente risolveremo il mistero della centrale Mogunet. Quindi atterriamo col nostro Chocobo ed entriamo nella centrale Mogunet. Nel momento in cui entriamo nella centrale Mogunet, noi già l'abbiamo fatto, ma lo sto rifacendo anche per chi magari se lo fosse perso, per chi magari non sa effettivamente cosa deve fare, perché ovviamente magari non lo sapete, cioè magari chi non lo sa, però è giusto che approfondiamo il discorso al 100%. Si deve parlare con i Moguri in generale, ma la cosa importante è parlare con lui, con Artemisio. Mi sono lasciato prendere la mano e ne ho usato un sacco. Ma diventa una mania, quando vedi che ti lascia la pelle tanto liscia, non puoi più farne a meno, Cupò. Adesso però, che ne siamo rimasti senza, il meccanismo si è bloccato. Esatto, quindi il meccanismo si è bloccato. Ora, una volta avuta questa informazione, quindi aver saputo che la centrale Mogunet si è bloccata a causa di quello, che ancora noi non sappiamo effettivamente che cosa sia quello, non abbiamo avuto modo di informarci e sapere che cosa è quello, dobbiamo fare una sorta di recap, dobbiamo fare una capatina, dobbiamo tornare indietro, perché dobbiamo ripercorrere un pochettino i passi dei nostri Moguri. Dobbiamo cercare di capire cosa effettivamente sia successo, perché adesso bisogna appunto capire che cosa sia successo e cosa il nostro Moguri ha utilizzato per appunto bloccare fondamentalmente la centrale Mogunet. Quindi che cosa si fa? Ora non mi ricordo qual era l'uscita, se era di qua, forse l'uscita di Alexandria, quando si usciva dalla zona pedonale, vediamo. O era dall'altro lato? Che se dall'altro lato era un casino, ma io ricordo che fosse... Ok, sì, è giusto. Dobbiamo andare ad Alexandria. Perché bisogna andare ad Alexandria? Perché, come vi ho detto prima, dobbiamo praticamente ripercorrere i passi.
Quindi tutti i passi che noi abbiamo fatto durante il gioco e tutti i passi che ci hanno permesso comunque di ottenere le lettere e che ci hanno permesso di conoscere i vari moguri all'interno del gioco, adesso ci daranno una mano per risolvere questo indovinello. Quindi torniamo indietro e ritorniamo esattamente dove tutto è cominciato. Quindi ritorniamo esattamente da Kupo, il nostro primo moguri che ci ha appunto dato la possibilità di cominciare la quest. Qui tra l'altro ci sono anche le bambine che ci permetteranno di rifare il salto con la corda. C'è soltanto un problema, che se non ricordo male in questa occasione non si può ottenere forse l'attestato del salto con la corda, perché si può ottenere solo nel CD1 e nel CD3, se non mi ricordo male si può ottenere solo in quell'occasione. Quindi qua si può fare il salto della corda ma non c'è nulla, però non lo ricordo al 100%, ma noi già abbiamo l'attestato, quindi non ce ne frega nulla. Kurumi, vuoi vedere la classifica del salto a corda a Kukupo? Sì. Primo classificato 1019 salti, secondo classificato 224, terzo classificato 172. Beh, quei 1019 sono miei, quindi sì. Steelskin, ho cercato Artemisio ma continuo proprio a non capirlo quel ragazzo. Esatto, e qui abbiamo la possibilità di concludere anche la side quest di Steelskin. Se vi ricordate bene, Steelskin era il moguri viaggiatore che ci ha venduto una serie di oggetti. Con i soldi che appunto gli abbiamo dato noi, abbiamo finanziato il suo viaggio. E una volta finanziato il suo viaggio, come potete vedere, è tornato ad Alexandria. Quindi ha fatto il giro del mondo e l'abbiamo riportato a casa. Ma questi soldi, questi 5555 gil, saranno praticamente l'ultima manciata di soldi che gli serviranno per tornare in un altro posto, per tornare, diciamo, dove tutto è veramente iniziato. Quindi pietra lunare, rubino ed elisir. E tra l'altro mi vende una pietra lunare, che tecnicamente sarebbe la quarta pietra lunare presente all'interno del gioco, che sono le famosissime quattro pietre lunari che vi ho raccontato praticamente, che si possono ottenere all'interno del gioco. La prima con la regina Bran, l'altra con la side quest degli animali amichevoli, l'altra con le ciocografie e l'altra, l'ultima, che sarebbe praticamente questa, che ci viene data da Steelskin alla fine praticamente del percorso. Quindi in totale sono soltanto 4 e noi una l'abbiamo utilizzata, la utilizzeremo comunque soprattutto per le creature amichevoli, e l'altra invece la otteniamo qua. Una volta che Steelskin ci ha dato tutti gli oggetti e quindi completato la quest di Steelskin, parliamo con Kupo. Andiamo al Mogunet. Ecco, risolveremo presto il problema del Mogunet, Kupo. E qui, ragazzi, si ricomincia. Si ricomincia. Consegneresti una lettera ad Atra? Sì. Quindi ora dobbiamo ricordarci dove sono tutti i moguri. Io un'idea bene o male ce l'ho, perché bisogna rifare praticamente lo stesso percorso simile a quello che abbiamo fatto durante tutto il gioco. Quindi si ricomincia a consegnare le lettere. Atra, se non ricordo male, è quella di Burmesia addirittura, perché appunto la seconda lettera che abbiamo consegnato era Burmesia. I semi li abbiamo già consegnati, se non ricordo male, però li controllo. Però dovremmo averli già consegnati. Sì, i semi li abbiamo già consegnati, perché ne riceveremo degli altri durante il, diciamo, cioè, diciamo, durante questa fase riceveremo altri semi, quindi li dovremo andare a riconsegnare. Ah, sono entrato ad Alexandria. Fanculo. Ok. Quindi la prossima meta è Burmesia, perché Atra, se non ricordo male, è appunto il moguri, anzi la moguri di Burmesia. Quindi andiamo qua.
È un casino da ricordarsi tutti i Moguri, perché un paio me li ricordo, ma non li ricordo tutti al 100%. Ah no, qua bisogna andare dall'altro lato. Peccato che qua non esista la fune di fuga come su Shikoden. Era l'altra stanza. Bene, ottimo. Eccola qua. Atra. Consegniamo la lettera. Una lettera da Kupo? Che sarà mai successo, Kupo? Caro Atra. Ah, è maschio? Mi ricordavo femmina. Mi hanno detto che il Mogunet non funziona bene per un guasto al meccanismo, Kupo. Ma non era un sistema ad alta precisione? Sembra che manchi qualcosa ed è per questo che le lettere non vengono consegnate, Kupo. Da parte di Kupo. Se il meccanismo riprende a funzionare, forse possiamo ricevere di nuovo le lettere. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di Kupo. A questo punto... Esatto. Bisogna praticamente rifare, diciamo, tutto il giro per riconsegnare le lettere. Bisogna rifare tutto il giro per consegnare le lettere. La cosa importante però è che si deve riparlare col Moguri, perché se si consegna la lettera e non si rifà e non si va di nuovo sul menu Mogunet, non appare la frase dove dice risolveremo presto il problema del Mogunet, e poi parte consegneresti la lettera a Momo, ok? Quindi praticamente poi bisogna innestare manualmente la quest. È una cosa importante questa, perché magari c'è chi non lo fa ed è a causa di questo che si perde questa side quest. Sì, consegniamo la lettera di Momo a Momo. Quindi usciamo. E Momo, se non sbaglio, era il Moguri di Fossilru. Perché noi adesso dobbiamo rifare praticamente tutti i Moguri in ordine per come praticamente li abbiamo incontrati durante il gioco. Cioè, in base alle fasi che abbiamo praticamente percorso durante il gioco. Quindi, se non ricordo male, Momo dovrebbe essere il Moguri. Momo, perfetto. Mogunet, consegniamo la lettera. Grazie per avermi portato la lettera di Atra, Kupo. Caro Momo, pare che il Mogunet non funzioni bene a causa di un guasto al meccanismo. Cosa possiamo fare per rimetterlo a posto, Kupo? Che serva qualcosa di speciale? Atra. Qualcosa di speciale? Non mi dire che allora... Ti do questo per ringraziarti della consegna, Kupo. Altri semi. In questo caso, riparliamo. Ecco, risolveremo presto il problema del Mogunet, Kupo. Consegneresti una lettera a Kumore, Kupo? Yes. Sì, Kumore me lo ricordo chi è. È quello del castello lo puoi di incontrare. Kumore, esatto. Consegno la lettera. Una lettera? Che bello! Grazie, Kupo. Caro Kumore, ho sentito che il meccanismo del Mogunet non funziona più. Sono sicuro che perché manca quello... Ma dove possiamo trovarlo? È una cosa rara, non si trova ovunque. Momo. Ma cosa sarà? Ma che sarà quello? Ecco, e qui devo chiederti un favore, Kupo. Consegneresti una lettera a moi, Kupo? Yes. E qui prendiamo l'altra lettera. Ora, se non ricordo male. Eccolo qua. Una lettera da Kumore? Come sono felice, Kupo Kupo. Caro moi. Ho capito che se trovo un po' di quello riattiverò il Mogunet. Sono sicuro che tu lo sai dove posso trovarlo. O sbaglio, Kupo? Kumore. Se mi dice solo quello, come posso capire di che parla, Kupo? Ti do questo per ringraziarti della consegna. Altri semi. In questo caso, usciamo. Ecco, porteresti questa lettera a Mogeleo, per favore, Kupo? Yes. Oddio, Mogeleo ora chi era? Ok, Mogeleo. Tarararan, tarararan. Mogunet, consegniamo la lettera. Caro Mogeleo, il Mogunet potrebbe tornare a funzionare, Kupo, ma serve una cosa essenziale, Kupo. Io non so esattamente cos'è, ma forse si tratta di quello, Kupo. Sai di che sto parlando, vero? Ciao, da moi. Non dirmi che quello è... Ho capito, Kupo, ho capito. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di Kupo. Riparliamo. Devo chiederti un favore. Ecco, consegneresti una lettera a Kupo? Sì. In questo caso però, che cosa facciamo? I semi non li consegno. Perché non li consegno i semi? Perché così mi restano nell'inventario, che è da dove praticamente siamo partiti.
Consegniamo una lettera da Mogileo, occupò? Caro Cupò, ho capito che cos'è che serve per far funzionare bene il meccanismo della centrale Mogunet, Cupò. È l'olio profumato, di cui ho sentito tanto parlare, Cupò. Ce l'ha qualcuno di Alexandria. Lo troverò e lo porterò alla centrale Mogunet, Mogileo. Ah, l'olio profumato, ma chi ce l'avrà? Quindi adesso noi non consegniamo più lettere, abbiamo ufficialmente finito di consegnare lettere. Ciao Concetto. Abbiamo finito ufficialmente di consegnare le lettere e dobbiamo però recuperare l'olio profumato. Quindi chi è che effettivamente potrebbe avere con sé dell'olio profumato? Una persona che comunque deve apparire di bell'aspetto, no? Eh sì, niente proprio di meno che Carmen. Come? Vuoi l'olio profumato? Come fai a sapere che lo tengo io? Che ci devi fare? Non mi dire che te lo metti per diventare bonito come me. Certo, te lo do. Io me lo faccio mandare di nuovo da mia famiglia. Eccolo qua. E spero che non ti serve per regalarlo a otra chica. Va bene, Carmen, tranquilla. No, cacchio, ho sbagliato. E ora che finalmente abbiamo ottenuto l'olio profumato, il famigerato e desiderato olio profumato, possiamo andarlo a consegnare alla centrale Mogunet e chiudere ufficialmente anche il cerchio della centrale Mogunet e consegniamo l'olio profumato a lui, colui che ne ha abusato talmente tanto che infatti è diventato viola. Ma quello non è l'olio profumato? Me lo dai? Sì, grazie. Con questo, esatto, che serve praticamente a ingranare, cioè a lubrificare in questo caso gli ingranaggi. Ci hai salvato! Tieni, è un pensierino in segno di riconoscimento, Cupò. Anello Protex, che è comunque un altro accessorio, comunque l'anello Protex è abbastanza interessante. Ecco, la pelle mi è diventata liscissima. Sono contento per me, ma ho tolto il piacere a tutti gli altri. Mi pento! Funziona alla perfezione. Ecco, e come potete vedere adesso ci sono i moguri che stanno di nuovo lavorando. Adesso ripristineremo l'attività del Mogunet, Cupò. Grazie per averci consegnato le lettere 27, che sono praticamente il numero di lettere che noi abbiamo consegnato. E sono tutte le lettere del gioco. In questo caso, se noi avessimo missato qualche lettera, avremmo potuto aiutare la centrale Mogunet, perché comunque il ripristinare la centrale Mogunet si può fare al CD4, però non avremmo avuto tutte le ricompense che ci hanno dato. E la ricompensa finale, se non ricordo male, sarebbe anche diversa, perché se si consegnano meno di tot lettere, il premio cambia. Potrei dire una stupidaggine, ma ricordo che il premio cambiava in base alle lettere che si andavano a consegnare. Quindi noi abbiamo consegnato tutte le lettere, quindi perfezionismo al 100%. E guardate chi è tornato. Evviva, funziona, è tornato Steelskin con i soldi che gli abbiamo dato l'ultima volta, quindi quei 5555 gil, è tornato a casa. Quindi finalmente Steelskin è tornato a casa. E se rientriamo, perché possiamo uscire e rientrare per resettare il tutto, guardate dov'è Steelskin adesso. Quasi quasi mi vado a fare un altro viaggetto. Esatto, e questo ci sta ad indicare il fatto che praticamente Steelskin ha chiuso il cerchio, perché abbiamo aiutato il suo viaggio comprando gli oggetti e adesso ricomincia da capo, quindi può ricominciare a fare un altro viaggetto. E quindi anche la side quest della Mogunet è ufficialmente conclusa. Una volta fatta questa, adesso tocca invece andare a Madain Sari. Tocca andare a Madain Sari perché, come vi ho promesso, oggi scopriremo il vero nome, o per meglio dire il nome di battesimo, si può dire in questo caso, di Garnet. Dato che appunto lei, come abbiamo potuto sapere in generale, è nata qui. Quindi oggi scopriremo il vero nome di Garnet. Ciao Lagunone. Potremmo scoprire il suo nome, il suo vero nome. Bisogna fare attenzione però, perché bisogna avere dei membri del party specifici per attivare questa missione, perché altrimenti non si potrà fare. Perché nel momento in cui noi arriveremo qui, vedete, appare la Ni. Però dipende chi mettiamo all'interno del party, la Ni scappa. Quindi se io dovessi mettere in party
Amaranth o Garnet all'interno del party, la Nii praticamente ci osserverà e inizierà a scappare, quindi fuggirà. Potrei anche farvelo vedere in realtà un secondo, questo piccolo, questa piccola cosa, posso anche farvela vedere, alla fine è una cosa simpatica, è una cosa curiosa. E perché succede questo? Perché ovviamente la Nii ha, diciamo, dei, diciamo, non dico dei conti in sospeso, ma è praticamente un pochettino frustrata dalla presenza di Amaranth, che è praticamente colui che l'ha tradita, e da Garnet, che era praticamente la sua preda in questo caso, e quindi diciamo si sente un pochettino frustrata e scappa proprio per questo motivo. Quindi ci sta. Sì, con Garnet è anche un senso di colpa in generale, che tra l'altro una delle motivazioni che poi ci dirà lei stessa, cioè che si è pentita di quello che ha fatto, che ha cambiato praticamente vita, eccetera, eccetera. Ecco, vedete? La Nii ci sta già osservando. Vedete come ci osserva? Infatti, appena ci avviciniamo, scappa. Perché in questo caso abbiamo Amaranth nel gruppo. Amaranth, ovviamente, essendo il suo compagno, quindi essendo il suo braccio destro, chiamiamolo così, il suo partner, ecco, partner in crime, giustamente ha una sorta di rivalità. E quindi non lo vuole vedere, non vuole parlare con lui. Con Garnet fa la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo togliere sia... dobbiamo togliere sia Garnet che Amaranth dal party. Quindi un party come questo che già c'ho io va bene, possiamo utilizzarlo. Uno, perché Steiner ovviamente non c'entra niente con tutto il discorso di Lani, Quina ovviamente non c'entra niente e Vivi ovviamente non c'entra niente. Quindi sono tutti personaggi neutrali e che non danno fastidio a Lani. Quindi lei non scapperà e sarà disponibile anche a chiacchierare. Infatti il nostro obiettivo è quello di chiacchierare con lei. Vedete? Adesso non scappa. Che ci fai tu qui? Volevo tornare nel continente della nebbia, ma non si può passare per Forsyru. E la flotta della mia regina fu sconfitta sotto i miei occhi. Non avendo più dove andare, cominciai a vagare senza meta, finché fui aiutata dai Muguri. Sono stata molto egoista in passato. Non mi rendevo conto di quanti danni stessi provocando. I Muguri, nella loro semplicità, mi hanno insegnato che il denaro e il potere non sono valori importanti. La sconfitta che mi hai inflitto mi ha fatto aprire gli occhi. Grazie. Ok, ma non dovevi dirmi anche che c'era qualcosa nella... se non mi ricordo male, non eri tu che mi dicevi c'è un messaggio lasciato dai Muguri? No, ok, boh, mi ricordavo una cosa del genere. Eh sì, perché qua doveva cambiare. A causa della nebbia, questi antichi documenti che sono tutti ammuffiti, cupo. Ma sarà colpa del sale marino? Perché forse devo mettere Eiko nel party, vero? O devo uscire e rientrare, non me la ricordo. Perché lei praticamente mi dice ho letto un messaggio particolare dei, diciamo, su c'era un messaggio particolare lì sulla scrivania dei Moguri, eccetera eccetera, una cosa del genere. Devo provare a vedere se devo mettere forse Eiko o forse dovevo uscire e rientrare, non me lo sto ricordando. Perché comunque lo provo, tanto non è un problema. Vabbè, leva Steiner, metti Eiko. Quindi scendiamo. Perché forse bisognava uscire e rientrare. Però per sicurezza metto anche Eiko. O forse con Eiko scappava lei. Non mi ricordo se con Eiko scappava. Perché lei effettivamente aveva rapito Eiko. Quindi potrebbe anche scappare. Ah no, con Eiko non scappa. Oddio, perché non mi parte il dialogo? Dovrebbe dirmi che appunto qua c'era un messaggio che dovevo decifrare.
Lani, che ti ha preso? Perché non parli? Perché non favelli? Proviamo a mettere Garnet, ma con Garnet lei scappa. Perché lei doveva darmi appunto il messaggio. Che aveva letto qualcosa in quella stanza, giusto? No, tu sei quello che fa dormire, quindi non c'entra. Non era neanche... infatti, vedi, lei con Garnet scappa. Eh sì, con lei non devo mettere né Garnet né Amarant. Quindi, ok, Garnet la devo togliere. Vediamo, provo a togliere anche i vivi. Sì, perché era una questione di membri del party. Me la ricordo sta cosa. Mettiamo Steiner e Freya. Perché le doveva dirmi appunto, ho trovato un messaggio o una cosa del genere, quindi vediamo se così cambia qualcosa. Ecco, ecco, dovevi uscire e rientrare. Senti, nella stanzetta di là ho letto delle parole dal significato oscuro. Ecco qua. E ora... Esatto, mi appare praticamente il cambio di inquadratura. C'è un'incisione. Uno avanti nel tempo, uno indietro nel tempo, il 9 è l'ultimo numero e anche quello iniziale. Contare una volta avanti nel tempo e poi una volta indietro. Ma che diamine bisognerà contare? Esatto, questo è un piccolo enigma, diciamo una piccola risoluzione di un piccolo enigma che si può completare nella stanza del muro delle invocazioni. Perché nel muro delle invocazioni praticamente lo schermo diventerà 2D e si potrà percorrere solo in avanti e indietro. Quindi bisogna praticamente fare... bisogna fare praticamente un giro completo in avanti. E si sente il suono che fa ding. Poi successivamente bisogna fare un altro passo all'indietro. Cioè bisogna fare tutto il giro all'indietro. E si sente il ding. E poi di nuovo in avanti. Fino ad arrivare a 9. Ok. Una volta che gli HP e gli MP sono guariti, e quindi si ha la possibilità di fare questa roba, abbiamo completato anche questo enigma. Ma abbiamo sbloccato anche la possibilità di leggere adesso il muro delle invocazioni. Ciò che bisogna temere non è il potere della magia invocativa, ma chi la usa. Mente instabile e desideri irrefrenabili commettono errori irreparabili. Anche avendone coscienza, eviteremo di sbagliare? Questo è il luogo dove ci raduniamo e ascoltiamo il battito delle stelle. Trattenendo il respiro e rilassandoci, ci abbandoniamo a lieti ricordi. I ricordi scandiscono il tempo definisce le azioni divengono ricordi, i ricordi riproducono il tempo. È un circolo eterno. Afferrando questo fluire, noi coglieremo il senso della vita. Questa è la meta degli sciamani. La leggenda sugli spiriti invocati, nota in tutto il mondo, parla di Lamù, re dei fulmini, come il più rappresentativo degli spiriti. La sua esistenza viene fatta risalire ad epoca molto antica. C'è chi suppone che il suo spirito sia stato creato dalla leggenda. Shiva, il primo spirito scoperto. Quando venne vista per la prima volta, Shiva era solo una bambina. Ora è una donna. Ciò dimostra che gli spiriti dell'invocazione mutano nello spazio e nel tempo.
Secondo un antico manoscritto sciamanico, Shiva non era che un piccolo folletto della neve, ma nella memoria popolare è identificata come lo spirito del gelo. Rimane sconosciuta la causa della sua metamorfosi. L'eccesso di sicurezza nelle proprie abilità fece invocare uno spirito incontrollabile. Per questo non ci si sottrasse dalla pena del verdetto finale. Il gioiello ancestrale del nostro villaggio serva da ammonimento. Non dimenticate il grave errore che costrinse Yavi all'esilio. Questo muro, lo si legge dopo, è stato ripetuto lo stesso errore di 500 anni fa. Questa volta l'invocazione è avvenuta ai piedi dell'albero di Ifa. Fortunatamente i danni sull'ambiente circostante sono stati molto pochi e come 500 anni fa è stato posto un sigillo per prevenire altre calamità. Mia piccola Eiko, non allontanarti dal villaggio fino a quando non avrai 16 anni e potrai usare gli spiriti dell'invocazione a tuo piacimento. Allora cercherai una persona a te simile con cui vivere. Da quassù pregherò affinché tu abbia un'esistenza felice. Cara Eiko, mio piccolo tesoro nato in un villaggio destinato a distinguersi. Le nostre ferite sono profonde ed è poco il tempo che ci resta. Torniamo sulle stelle e con noi ci portiamo dietro un desiderio. Se sono gli spiriti a nascere dalla leggenda e non il contrario, in altre parole, se la leggenda nasce dall'immaginazione umana, siamo noi a creare le leggende. Allora anche noi ne lasceremo una, quella di uno spirito di un'invocazione amico e protettore dell'umanità. Non è una tesi accertata, ma forse ci sono degli spiriti la cui esistenza è a noi sconosciuta. Corre voce che siano stati visti ad Est Gaza. Se esistono degli spiriti di cui le nostre leggende non parlano, le nostre ipotesi crollano. Se esistono spiriti di una specie differente a quella a noi note, forse anche loro avranno delle leggende e delle teorie a noi ignote. Tutti questi muri, una volta letti, sbloccheranno poi il muro finale, che è quello della rivelazione di Garnet. Ma c'è una cosa che forse non tutti sanno, ovvero la lore degli invocatori. La lore degli invocatori, se ci fate caso, è stato menzionato un incidente che è stato prodotto 500 anni or sono. Questo incidente coincide con la prima evocazione degli sciamani di Alexander. Che in questo caso, almeno in Final Fantasy IX, Alexander rappresenta l'evocazione, o per meglio dire l'invocazione più forte di tutto il sistema di gioco. Il potere di Alexander è stato talmente forte, è stato talmente potente, che ha praticamente distrutto tutto il pianeta. Che cosa è successo da quel momento? Da quel momento gli sciamani, rendendosi conto della potenza che appunto avevano sprigionato all'interno del mondo, si sono isolati da esso e si sono trasferiti tutti quanti a Madain Sari. Una volta che tutti gli sciamani si sono trasferiti e si sono rinchiusi di loro spontanea volontà dentro Madain Sari, hanno spaccato il gioiello ancestrale di Alexander in quattro parti, che sono le famosissime quattro parti che poi sono state divise per tutto il continente di Gaia, ovvero un pezzo a Limblum, un pezzo ad Alexandria, un pezzo a Madain Sari e un pezzo che è andato a finire praticamente a Burmesia e che poi successivamente è stato portato a Cleira. Quindi questi quattro pezzi, che sono i pezzi del gioiello ancestrale, che servivano appunto, come abbiamo visto dalla scena, per invocare Alexander, sono stati divisi dagli sciamani stessi e sono stati dati a tutta praticamente a tutto il mondo. Come una sorta di deterrente, come le bombe nucleari praticamente, se dovessimo paragonarle al giorno d'oggi, dove praticamente tutti quanti i paesi, tutte quante le nazioni avevano un pezzo di quella pietra e quindi impedivano a uno stato o all'altro di dichiararsi guerra per ottenere tutti e quattro i pezzi del gioiello ancestrale. Un'altra cosa simile è successa a Ifa, quindi un altro gruppo di sciamani, un altro gruppo di invocatori, come abbiamo letto poco fa, ha cercato di riprodurre le invocazioni, però in questo caso ad Ifa. Perché ad Ifa? Perché Ifa è il centro del pianeta dove si raccumulano, o comunque dove si accumulano le anime. Le anime, per chi ovviamente crede nelle invocazioni, rappresentano una sorta di guardiano dei ricordi. Infatti, come vedremo successivamente nel CD4, quindi entrando in quello che è il luogo dei ricordi, noi incontreremo anche dei fantasmi
all'interno di quel percorso. E perché incontreremo dei fantasmi? Li incontreremo perché sono i guardiani delle invocazioni, sono i guardiani di quel posto. E quindi di conseguenza ogni guardiano fa la guardia, appunto come dice il nome stesso, ad una invocazione, ad un cristallo dell'invocazione. E questi guardiani non sono altro che altre persone. Persone che hanno stretto un legame e un ricordo talmente vivido delle loro invocazioni che praticamente hanno la possibilità di permanere nella loro forma spirituale. Questa, diciamo, è appunto, per chi non la conosceva, è la lore degli invocatori, come sono nati e come sono praticamente cresciuti all'interno di Final Fantasy IX. Ora, fatta questa diciamo, discussione, si può tornare indietro e leggere questo muro che prima non si poteva leggere. Sono sopravvissuto al tifone e mi auguro lo stesso per voi. Socchiudendo gli occhi vedo i vostri sorrisi, spalancando gli occhi vedo invece i vostri sogni. Una ferita di causa ignota non mi lascia molto da vivere, non ce la farò a rivedervi. Forse è la mia freddezza di un tempo a farmi ora soffrire così. Vi lascio un messaggio affinché un giorno voi possiate trovarlo. Jane, tesoro mio, abbiamo discusso a lungo e ti ho trattata male, ma ricorda, ti ho sempre amato. Sara, adorata figlioletta, la tua nascita ha reso felice ogni giornata del tuo papà. Ci tenevo a dirvelo. Esatto, questo è il messaggio finale lasciato dal padre di Garnet. Jane è il nome della madre biologica di Garnet e Sara è il vero nome di Garnet. Quindi abbiamo chiuso anche il mistero di quello che era il nome di Garnet. Quindi un nome che tra l'altro è anche abbastanza, diciamo, comune, soprattutto anche nostro praticamente, della lingua italiana, Sara. Mentre invece il nome della madre addirittura Jane. Bellissimo nome tra l'altro. E quindi possiamo uscire. Abbiamo praticamente terminato anche questo piccolo, diciamo, questo piccolo segreto di Final Fantasy IX. Quindi abbiamo un altro tassello del puzzle che si è unito praticamente a noi. Fatto ciò, io direi che è arrivato il momento di salvare, perché ora entreremo nella parte più particolare e anche più noiosa, forse, del CD4. Ovvero, entrare nel luogo dei ricordi e successivamente attivare la quest dei tapiri sardi. No, a Estogazza non c'è nulla. Estogazza è soltanto un riferimento che viene fatto in proposizione alle invocazioni, ma non c'è nulla da andare a leggere, non c'è nulla da andare a scoprire. È semplicemente un riferimento. Ed è anche praticamente uno dei confronti con il quale praticamente gli sciamani o comunque gli invocatori avevano un punto in comune con gli abitanti di Estogazza. Ma non c'è nulla che documenti tutto ciò. Tutte le prove che bisogna leggere, tutte le prove che bisogna guardare si trovano qui, a Mada Inzari. Quindi una volta che voi avete letto tutti i murales, una volta che voi avete letto tutto, avete praticamente finito, perché non c'è nient'altro con cui documentarsi. Ed è tutto qui, tutta la storia è qui. Quindi basta leggerla con attenzione e fare qualche ricerca possibilmente su internet. Ragazzi, il luogo dei ricordi. Siamo quasi alla fine. Manca veramente, veramente pochissimo ormai. Oggi concluderemo anche la side quest dei tapiri, che è veramente un dito nel culo. Scusate il francesismo, ma è letteralmente un dito nel culo, perché dà un premio ridicolo e bisogna fare avanti e indietro da qui all'Imblum e fare avanti e indietro per tutto il tempo. Ogni volta che ci sarà un'interazione con il gioco o con quello che effettivamente sarà con quello che sarà in tutto. Ovviamente saluto anche chi si è aggiunto, sto leggendo che c'è qualcun altro che si è aggiunto, quindi buonasera a tutti. Non vi saluto tutti subito perché magari se sto parlando evito di interrompere il discorso, ma vi leggo, non vi preoccupate che vi leggo tutti. Ci siamo. Qua adesso subentra
una delle parti più una delle cutscene probabilmente più belle di Final Fantasy 9, dove tutti finalmente sono uniti contro qualcosa, hanno tutti uno scopo per cui combattere, hanno tutti qualcosa per cui lottare e quindi lottano tutti insieme, in un modo o nell'altro lottano tutti insieme. Quindi let's go. Punto interrogativo. Non sappiamo cosa c'è qui dentro. Entra e via. Guardate quanti draghi argentati, che sono gli stessi che abbiamo affrontato nell'Isola Splendente prima di affrontare Garland. È un esercito di draghi, un esercito di draghi argentati. Quindi immaginatevi quanto siano effettivamente forti. E guardate chi arriva a supporto. La bandiera parla chiaro. Le navi parlano chiaro. Eccoci. Mantenete la rotta dell'Invincible. Picciotti, non lascerò la gloria tutta per voi. Eh? Sarà stato il Granduca Sid? Come ha fatto ad arrivare qui la flotta di Limblum se non li avevamo avvisati? Sarà stata un'idea di Calò. Quello non perde occasione. Forza allora, anche noi daremo il nostro meglio. Brividi, ragazzi, questa è una cutscene che dà i brividi la prima volta che la vedi. Ecco qua. La nave la riconosciamo tutti. Il Red Rose. Shogun Beatrix, la nave andrà a pezzi. Calmatevi, dobbiamo soccorrere il vostro comandante in pericolo. Avete dimenticato che è basilare per un soldato mantenere la calma? Proprio lei parla di mantenere la calma. Quando si tratta del suo Steiner non capisce più niente. Hai detto qualcosa? Sentite? Il Red Rose? Sarà mica Beatrix? Ah, ti sei trovato pane per i tuoi denti. Senti chi parla. Bellissima sta parte. Steiner? Cosa vuoi dire? Cioè, voi pensate al fatto che praticamente Steiner alla fine del CD4 ha praticamente approvato la storia tra Gidan e Garnet, quando lui era il primo che praticamente all'inizio del gioco andava contro Gidan, lo chiamava ladro, lo chiamava furfante, lo chiamava teppista, lo chiamava delinquente, lo chiamava in qualsiasi epiteto negativo possibile e immaginabile. Ora però gli ha risposto: guarda chi parla, cioè senti chi parla, perché ha accettato la storia tra Garnet e Gidan. Tra l'altro Garnet, che si sente chiamato in causa, che si sente chiamata in causa, risponde con la sua classica posa: Steiner, cosa vuoi dire? E lui scappa, letteralmente scappa. E Gidan, facendo finta di niente, forza, alla carica. Bellissima, bellissima, letteralmente bellissima. E qui incontriamo il primo boss di una lunga catena di boss che incontreremo all'interno del gioco. Non è un classico drago argentato. Lui è qualcosa di più. Quindi cominciamo con rubare. Qui facciamo una bella difesa totale. Gran corazza. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, per chi l'avesse perso, che per una questione di trama, per una questione di velocità, anche di risoluzione del, diciamo, del combattimento, ho inserito un add-on nella mod Moguri Pack che mi permette di rubare al 100%, perché altrimenti avrei perso troppo tempo e non sarei riuscito a fare quello che volevo fare.
Però abbiamo già tutti gli oggetti, abbiamo già tutto quello che ci serve. Non mi avvantaggia in nessun modo ottenere questi oggetti, è soltanto una comodità che sto utilizzando per una questione di live, quindi ci tengo a dirlo perché è giusto. Ci tengo per una sorta di, diciamo, di rispetto nei confronti di chi sta guardando e per una sorta di correttezza nei confronti di tutti. Vi dico appunto che ho inserito questo add-on per rubare al 100%. Ok, abbiamo rubato tutto, quindi possiamo completamente eliminare il nostro avversario. Anche perché, ripeto, non cambia nulla. Tutti gli oggetti che noi andiamo a rubare, tutti gli oggetti che noi otterremo, li abbiamo già, o tramite le ciocografie o tramite il completismo di saldatura, acquisto e tutto ciò che abbiamo fatto nel gioco. Quindi non cambia praticamente niente, è solamente una comodità per essere più veloci, dato che perderemo tanto tempo. Perché perderemo tanto tempo oggi, purtroppo perderemo tanto tempo a causa ovviamente della quest dei gemelli, dei tapiri sardi. Ok, dovremmo esserci. Beh sì, il nome è Shiryu del drago. Cioè, il nome del drago è Shiryu, che noi già conosciamo per un motivo o per un altro. Anche perché il nome di Shiryu è un classico riferimento non solo a Dissidia, ma anche praticamente alle origini di Final Fantasy. Guardate quanti HP ha comunque, eh? Guardate quanto è tosto questo boss. Nonostante tutto, possiede un gran numero di HP. Ok, ce l'abbiamo fatto. Ovviamente i boss non hanno chance contro il nostro party, non hanno completamente chance. Siamo già forti così. Siamo già delle bestie così. Figuriamoci a livello 99 quando concluderemo il gioco. 13 HP, ovviamente nessuna esperienza, perché ovviamente non abbiamo nessun tipo di esperienza. E adesso finalmente possiamo scendere. Quina, sei sicura che da qui si esce? Da questo momento in poi, ragazzi, bisogna fare attenzione ad ogni volta che vedremo una scena del genere. Quindi ogni volta che i nostri personaggi avranno un'interazione tra di loro a schermo, non per forza con filmati eccetera eccetera, ma qualsiasi interazione a schermo, bisognerà tornare all'Imblum per continuare la quest dei tapiri. Sì, ragazzi, è una rottura di palle. E tra l'altro questa missione, questa side quest, non solo è stata scoperta di recente all'interno del gioco, perché è stata tradotta praticamente dalla versione giapponese ufficiale del gioco e quindi si è scoperta tramite la versione giapponese ufficiale, ma c'è un'altra cosa che ovviamente va sottolineata, non può essere completata se non in questa fase, perché è una quest che comunque si può ripetere, cioè nel senso, una volta che si finisce, si può ricominciare da capo. Solo che, qual è il problema? Che non ci saranno abbastanza interazioni per completare un secondo ciclo. Quindi si deve completare il primo ciclo, ottenere la ricompensa, che è comunque un anello Protex. Quindi noi già abbiamo questo anello, l'abbiamo preso in diversi modi, però anche in questo caso la ricompensa sarà un anello Protex, ma si potrà effettuare soltanto una volta. Ok? Quina, sei sicura che da qui si esce? Tranquilli, state in una botte de ferro. D'altronde è l'altra uscita è bloccata. Per tornare poi, c'è un'altra piattaforma magica tipo questa. Ci sono salita per montare sulla nave. Ah sì? Sarà come quella che c'era a terra.
Quindi scendiamo, ovviamente. Ed eccoci qua. Ma dove siamo? Gidan, cos'hai? Mi ha chiamato qualcuno? Nessuno, perché? Che strano, eppure ho sentito il mio nome. Sarà la tua immaginazione. No, io l'ho sentito. Lo sento ancora. Io non sento niente. Gidan, mi senti? Garland, è la sua voce. Puoi sentirmi solo tu. Garland, dimmi, dove ci troviamo? Siete nel luogo dei ricordi. Dei ricordi? Proprio così. È qui che vengono prodotti tutti i vostri ricordi ed è qui che conoscerete la verità. Proseguite pure se la volete sapere. Di che parli? Maledizione. Gidan, cosa ha detto? Quindi per voi c'era silenzio di tomba? E allora vi spiego. Mi ha parlato Garland. Ha detto che questo è il posto in cui vengono prodotti i nostri ricordi. Non ho capito altro. Beh, proseguiamo. Quindi, qua dobbiamo scegliere il team con cui possiamo andare avanti, ma per il momento va bene così. Qua non possiamo interagire per ora, quindi per il momento andiamo avanti. Ecco, e qui siamo entrati ufficialmente, guardate, un castello che si costruisce da solo. Sì, e qui dobbiamo tornare all'Invincible, quindi abbiamo la possibilità di cambiare il party. E dobbiamo andare indietro, ragazzi. Purtroppo, oserei dire. Tra l'altro l'Invincible nello sfondo praticamente renderizzato fighissimo. E dobbiamo andare al borgo teatrale. Lo so. È una grandissima rottura di coglioni. Tra l'altro io odio questa side quest perché da un lato spezza quello che è il ritmo del gioco. Soprattutto nella parte finale, perché il luogo dei ricordi è una parte estremamente bella da vivere. E fare questo avanti e indietro spezza tutto. Spezza letteralmente tutto. Ecco qua. Spariti sonno. Dove sono Marcus ed Ercina? Vado a cercarli. Dove saranno mai? Mi rifiuto di fare il sardo, non ce la faccio e non mi piace proprio. Ecco, dobbiamo entrare praticamente e uscire. Ogni volta che ci sarà un'interazione con i personaggi, dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare esattamente questo, avanti e indietro. Per un totale di 8 volte addirittura, se non mi ricordo male. Dovrebbero essere 8 Quando la volte. ricaricherò su YouTube sarà molto più easy perché farò i tagli, farò le transizioni, eccetera, eccetera. Qui possiamo salvare, usare la tenda e cambiare membri del party. Allora, la zona del... la zona... come dire, la zona questa del luogo dei ricordi è un'ottima zona per farmare. Se volete farmare livelli, volete farmare esperienza, eccetera, eccetera, è un'ottima zona. Io vi consiglio di farlo con gli Yan. Se devo essere onesto, perché vi danno molti più AP e molta più EXP. Inoltre... vi farò vedere anche un team, o comunque vi farò vedere un modo per poter farmare gli Yan in modo sicuro. Quindi vi farò vedere una strategia per farmare gli Yan in modo sicuro. Ve la farò vedere a fine live però, perché così almeno poi chiudiamo con una cosa un po' più, diciamo, con una cosa un po' più leggera. Per il momento preferisco andare avanti il più possibile, anche perché voglio concludere questa side quest e voglio concludere questa parte di pre-finale. Cioè voglio fare tutto ciò che bisogna fare per poi prendermi un periodo di pausa, perché mi prenderò un periodo di pausa per farmare, fare tutto ciò che devo fare, portare tutti al 99 e infine chiudere ufficialmente Final Fantasy IX in maniera definitiva, con tutti i boss segreti, finale, controfinale e finale segreto. Tutto. Ok, andiamo avanti. Per prima cosa bisogna andare di qua per recuperare la lancia di Kane.
Lands of Kane. Questo ovviamente è un riferimento esplicito a Final Fantasy IV, perché per l'appunto la Lance of Kane è per antonomasia l'arma finale di Freya. Arma finale di Freya che insegna Araldo Tango di Petali e Soffio Vitale. Cosa che noi ovviamente abbiamo ottenuto col baffo di Drago, che ovviamente è l'arma più forte presente all'interno del gioco perché abbiamo fatto le ciocografie, ma come arma canonica, quindi diciamo come se fosse una sorta di arma canon, l'arma finale unica di Freya è la Lance of Kane, quindi la lancia di Kane. E si trova qui. Qui troveremo tutte le armi finali dei personaggi. Ecco qua. Bene, cominciamo benissimo. Io vorrei evitare di combattere in realtà, perché vorrei fare meno esperienza possibile per ora. Quindi se riusciamo a scappare è meglio. Ok, non voglio usare gambe perché non voglio sprecare soldi, anche se sono pochissimi, ma non mi interessa ovviamente, non mi interessa. Perché non voglio livellare adesso? Perché come vi ho detto a inizio gioco, se si utilizzano determinati equipaggiamenti durante il level up, alcune statistiche crescono più rispetto ad altre. Quindi io voglio appunto massimizzare il mio equipaggiamento, voglio massimizzare tutto ciò che è possibile massimizzare nel mio, diciamo, nelle mie stats in generale, per permettere appunto di avere un party competente e un party forte, come è giusto che sia. Quindi voglio livellare il meno possibile adesso. Qui invece troviamo... No, è là sopra. Altro nemico. Ma noi... ovviamente... va bene, usiamo gambe, sti cazzi. Perdo un po' di spiccioli, ma non è un problema. Siamo pieni di soldi, quindi... ormai non devo comprare più niente, per cui fanculo. Via. Ok. Qui invece troviamo l'arma finale, o per meglio dire quella che canonicamente dovrebbe essere l'arma finale di Jidan, ovvero la The Tower. Arma degna dei più abili banditi, possiede effetto addizionale status minimo. Qui ovviamente abbiamo anche l'ultima weapon che possiamo utilizzare, però... perdere quel punto in velocità, vi posso assicurare che è brutto. Jidan con quella velocità è veramente veramente forte, però voglio farvela vedere la ultima weapon. Non ve l'ho ancora fatta vedere esteticamente, quindi voglio farvela vedere, anche perché adesso appunto affronteremo un altro dei boss, uno dei quattro guardiani del Chaos, potremmo quasi definirli in realtà. Ecco qua, parte la musica da boss esattamente in mezzo alla strada. Sì, in mezzo alla strada. Ed è un boss che non si può evitare. Ci si rivede, stupidi ratti. Noi Chaos ora siamo più potenti. State a guardare la nostra forza. Questo è un classico rimando ai quattro guardiani del cristallo di Final Fantasy 1 praticamente. Guardate che bella la ultima weapon. Allora, magia blu. Qua facciamo un bel vento bianco. Qui rubiamo l'ultimo oggetto. Come potete notare, tutte le armi che noi già stiamo rubando, tutti gli oggetti, gli equipaggiamenti, eccetera, eccetera, noi già ce li abbiamo. Quindi... armatura Genji, che già ce l'abbiamo, quindi siamo praticamente... e ora non dovrebbe avere più nulla. Oddio, isotermia mi sa che non ce l'ha Steiner, infatti.
Non possiede nulla, quindi ok. Araldo. Niente, il respiro non lo possiamo fare al contrario. Ok, mi è finito il calore. Quindi adesso andiamo a distruggere. Il nostro boss. E già sapete che cosa dobbiamo fare dopo, ovviamente. Perché il boss viene considerato come interazione. Quindi, una volta sconfitto il boss, si torna indietro. Esteticamente è bellissima l'ultima weapon. Mi piace un casino. Esteticamente è la più bella. È la più bella proprio. I colori sono bellissimi. Vi faccio anche vedere l'attacco fisico, che ovviamente portato a 100 dà delle soddisfazioni. Dà delle belle soddisfazioni, però quel 36 in velocità fa la differenza. È un punto, ragazzi, ma fa la differenza per Gidan. Se non muore prima, ovviamente, perché potrebbe anche morirci prima. No, non è morto. Noi andiamo dritti. Boom! 5040. Freya è un mostro. Con Araldo maxato, Freya è un mostro senza senso. Ok, morta. Infamata del boss, prima di morire, effettua un attacco speciale. Pioggia di spade. Quante volte mi ha inculato questo attacco? Mamma mia. Quando ero più piccolo ci sono morto un sacco di volte per colpa di questo attacco. 10 AP. Steiner che impara sempre l'igiene. Una volta fatto questo, ragazzi, sapete già benissimo che cosa dobbiamo fare. Poddu e Puddu spariti sono. A cercarli vado. Ok. Quindi entriamo. Usciamo. E andiamo avanti. Interazione, quindi già sapete che cosa vuol dire. Questa è Alexandria. Eh? Che ci fa qui il castello di Alexandria? D'altronde, se si chiama luogo dei ricordi, c'è un motivo, no? Che vi piglia, raga? Io non vedo niente. Certo, questo è il luogo dei ricordi. Tu ancora non eri con noi in quel periodo. Quindi non può avere quel ricordo. Kuja voleva assolutamente impossessarsi di Alexander per opporsi a me. Sapeva bene ciò che era accaduto 10 anni fa. Qui, ragazzi, c'è un'altra arma. Ovvero il flauto d'angelo. Arma finale, o per meglio dire, canonicamente, arma finale di Eiko. Però sapete già benissimo che cosa dobbiamo fare. Piddu, Poddu e Puddu spariti sono. A cercarli vado. Va bene. Quindi entriamo. Usciamo.
e ritorniamo indietro. Ma io un salvataggino lo farei. Non si sa mai, succede qualche minchiata. Almeno questa parte ce l'ho già pronta. Si è messa a piovere. Che è anche una scusa per poter completare le carte. Piddu, poddu, puddu e paddu, spariti sono. A cercarli vado. Va bene. Vai pure. Quindi entriamo. Usciamo. E ritorniamo indietro. Qui è presente uno dei fantasmi con il quale è possibile parlare, perché se notate bene l'unica icona che possiamo vedere è praticamente Gidan che alza la testa, però nel momento in cui premiamo quadrato, fantasma difensore, sono lo spirito del maestro fantasma il cui nome è rimasto nella storia, mi sfidi a carte? Va bene, non aspettarti di vincere, ti pentirai di avermi sfidato. Va bene. Sì, ce n'è anche uno dove c'è il pendolo, ma non possiede carte particolari. Lui invece sì, perché lui possiede, come vi ho detto poco fa, le carte fiocco. Lui possiede solo carte fiocco. Quindi io direi di fare così. Eccolo qua, vedete? 8 MC. Qua potrei perderci in realtà, Infatti, porca valetta. Facciamo così. Dai, ma che sfiga però. Madonna, ho avuto tutti i roll negativi. Madonna, ho avuto tutti i roll negativi. Dai, è incredibile sta cosa. Va bene che non sono un granché ste carte Grand Dragon, però porca troia, tutti i roll negativi, no? Oh! Minchia, un roll godo. Oh! Ovviamente noi già carte fiocco le possediamo, quindi non c'è bisogno di giocare. Facciamo 1-1, quindi va bene così. Non è un problema, però per farvi vedere che comunque questo duellante possiede solo carte fiocco. Il duellante che invece si trova nella torre dell'orologio a pendolo non possiede carte eccezionali. L'altro fantasma interessante invece da sfidare, ve lo faccio vedere tra poco. Attento, è pericoloso. Dove vai con questo tifone? Oh no, li trascina via. Garnet, c'è una bambina su quella barca, è in pericolo. Una barca? Era un'allucinazione. Io non ho un ricordo del genere. Scusa, non farci caso. Questo è un ricordo che dovrei avere solo io. Perché ce l'ha anche Gidan? Senti, che cosa c'è? Gidan, non è stata un'allucinazione. Come? Allora era un tuo ricordo? Sì. E perché l'ho visto anch'io? L'avresti dovuto vedere solo tu. Non capisco. Ehi, Garland, cosa succede? Ti ho fatto una domanda. Temevo gli spiriti dell'invocazione. Perciò, quando scoprì il luogo in cui gli sciamani vissero per più di 500 anni, decisi di evitarmi preoccupazioni future. E quindi lo andò a distruggere. Che è la scena iniziale che praticamente si è vista, appunto, quando c'era il ciclone, l'occhio, e Garnet che se n'è andata con sua madre, eccetera, eccetera. Ecco qua. Piddu, poddu, puddu, paddu e peddu spariti sono. A cercarli vado. Piddina questa qua, tra l'altro, si chiama. Quindi entriamo. Usciamo. E torniamo indietro. Quell'occhio.
quell'occhio, l'occhio che ho visto nel mare in tempesta. Gidan, mi senti? Gidan, quello che vedi è un tuo ricordo, non di Garnet. Che dici? Non ho nessun ricordo legato ad un tifone. Ancora non capisci? Presto capirai. Vuoi dire che forse ho anche i ricordi di un'altra persona? Spiegami, Garland. Che fretta hai? Capirai solo quando sarai disposto ad accettare la realtà. Quando Gaia fu teatro di violenti guerre, fu invocato uno spirito potente che però nessuno aveva la capacità di controllare. Terrorizzati, i poveri sciamani ruppero il monile in 4 frammenti a cui poi posero dei sigilli eterni. Che è praticamente quello che vi ho raccontato poco fa. Qui nel frattempo si trovano le unghie runiche, che sarebbero le armi, che sarebbero praticamente l'arma finale di Amaranth, o per meglio dire canonicamente rappresenta l'arma finale di Amaranth, ma dobbiamo tornare indietro. Ed ecco qua. Piddu, poddu, puddu, paddu, peddu e piddina spariti sono. A cercarli vado. Peddina, tra l'altro, questa qui è. Quindi entriamo. Usciamo. E torniamo per rifarla una seconda volta. Qui invece adesso affrontiamo un altro dei guardiani del Chaos. Tiamat. Avete distrutto Malilith, che sarebbe la Marilith, ma non distruggerete me, Tiamat. Turbojet. Minchia, è vero, Turbojet dà calore a tutti. Qua dovrei mettere isotermia. Ora non so se Gidan muore. No, ok. Niente, dobbiamo aspettare. Grandelmo, tra l'altro, abbiamo preso. Ok, qui abbiamo finito. Quindi coda Phoenix. Zoccoli, che già ce li abbiamo. Quindi ripeto, sono tutti oggetti che già abbiamo. È soltanto una questione di praticità, la mia. Che ho messo il ruba al 100%, perché siamo già a posto praticamente. Qui andiamo così. E andiamo così. Tanto è l'ultimo oggetto questo. Bloodsword. Vedete, sono tutti oggetti che già abbiamo. Quindi solo che con le percentuali normali ci avremmo messo il triplo del tempo, praticamente. E non ne valeva la pena, sinceramente. Almeno, arrivati a questa fase del gioco, non ne vale la pena. Nel frattempo sempre Rigene fa il suo sporco lavoro. Steiner e Freya sono dei mostri. Sono dei mostri senza precedenti. Non possiede nulla. Quina a breve anche lei diventerà 9999 fissi. Appena la porteremo su di livello e cattureremo
le ultime rane non ci sarà problema. Perfetto. Anche qua ovviamente AP, Wing Edge, eccetera eccetera. Però cosa succede adesso? Ci siamo. Ecco qua. Piddu, poddu, puddu, paddu, peddu, peddine, piddina, spariti sono. A cercarli vado. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima, se non sbaglio. Quindi usciamo, rientriamo. Cioè, anzi, questa è la penultima, perché poi abbiamo l'ultima e poi finalmente abbiamo il forziere. Perché una volta entrati qua, parte... Ah no, qui c'è, ok. Qui c'è tutta la zona distrutta. Quindi appena superiamo questa c'è l'ultima interazione. E tecnicamente dovremmo aver finito. Spacca cervelli. Attacco fisso che ti porta uno di vita a prescindere dalle tue difese. Fastidiosissimo. Un attacco fastidiosissimo. Però sempre regen ovviamente ci aiuta. Anche perché, chi non lo sapesse, il sempre regen perché è utile su personaggi veloci? Perché il sempre regen funziona in base alla velocità. Quindi più siamo veloci e più il nostro regen sarà veloce. Qui invece c'è il fantasma di cui parlavamo poco fa. Questo fantasma, ragazzi, possiede tutte le carte rare di fascia alta. Ed è un duellante straordinario. Sono lo spirito del maestro delle carte che ha affrontato le prove più difficili della vita. Hai intenzione di sfidarmi? Preparati per una battaglia senza tregua. Sì, ragazzi, qui rischiamo di prendere le mazzate, quindi ci proviamo, vediamo che succede. Ecco qua, magia flare. Ecco qua, benissimo. A 9, no, questo non lo affronto, facciamo così. Minchia. Ale, roll negativo, come sempre. Altro roll negativo, ottimo. Qua ci è andata bene e tecnicamente abbiamo vinto. Però possiamo prendere solo magie che abbiamo. Vedete, lì c'è praticamente Apocalisse, lì c'è la magia Flare. Queste noi già ce le abbiamo come carte, quindi in realtà va bene. Però era per farvi vedere un attimo come praticamente che tipo di carte possiede e quanto sono forti le carte che possiede. Infatti qui diciamo che il trucchetto migliore è giocare tramite le combo. Quindi piazzate una carta scarsa al centro, ve la fate girare, a vostra volta la rigirate con un duello e praticamente cercate di prendere più carte possibili. È il trucco più immediato per poter vincere. E queste? Sono due lune? No, non è possibile. Ma ho la sensazione di averle già viste. Uno è Gaia, dove vivete voi. L'altro è Terra, il pianeta che risucchierà Gaia. 5.000 anni fa, Terra, ormai invecchiata, incontrò un pianeta ancora pieno di vitalità che voleva assorbire. Si trattava di Gaia. Purtroppo, su questo pianeta c'era già vita umana. Cominciò tutto così. Ora mi ricordo, li ho visti Oliver. La vita su Terra stava spegnendosi, non c'era tempo per pensare. Così fu realizzata una potente fusione che estinse la civiltà di Gaia. Tuttavia, l'annosa Terra non ebbe forza sufficiente per assorbire Gaia. Così creai l'albero di Ifa, con l'intenzione di realizzare un lento flusso di anime. Vedete, piano piano stiamo ripercorrendo. Piddu, poddu, puddu, paddu, peddu, puddina, peddine, piddina, spariti sono. A cercarli vado. Ecco qua. E ora lui dovrebbe fare, ma quanti sono? Ah no, non lo fa adesso. E allora lo fa dopo. Ok, allora è dopo l'ultima, mi sa. Qui salviamo, ovviamente, visto che già abbiamo fatto una bella porzione di mappa. Siamo
quasi a metà dei luoghi di ricordi, praticamente. In questa zona siamo, sì, praticamente a metà dei luoghi di ricordi. Ecco l'ultima interazione, mi sa, che era questa. Ermare, ermare, che bei pescioloni. Quina, che fai? Guarda quanti pesci buoni ci stanno qua sotto al mare. Oddio, oddio, non gliela faccio respirare bene. Aiuto, mo' a fuoco. È un'allucinazione, credi di essere sott'acqua. Ma non ci sei. Eh? Non è mare questo? Puff. C'avevi ragione, ma infatti respiro. Mannaggia, mi volevo fare una bella frittura mista. Vabbè, diciamo che il mare è non per... Ecco qua. Piddu, poddu, puddu, paddu, peddu, puddina, peddina, paddina e piddina. Spariti sono. A cercarli vado. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma quanti fratelli sono? Ecco, ora entriamo. Oh, ed è apparso il forziere. Una volta apparso il forziere, anello Protex. È finita la quest dei tapiri. Da questo momento in poi, ogni interazione che vedrete all'interno del gioco ci potrebbe permettere di ritornare indietro e ricominciare da capo. Quindi, nel momento in cui ci sarà un'altra interazione nel gioco e noi torniamo qua, ricomincerà da capo con i due tapiri originali, Piddu e Poddu, che faranno "Dove sono Marcus e Cina? Andiamo a cercarli". E poi, piano piano, tutti quanti di nuovo ritorneranno. Solo che, come avete potuto notare, le interazioni che ci vogliono per sbloccare il forziere sono tantissime. Tutte queste interazioni all'interno del gioco non ce le abbiamo più. Quindi non riusciremo a completare il ciclo completo. Quindi, e poi comunque basta farla una volta. Una volta fatta non c'è più problema. E quindi potete tranquillamente adesso andare avanti per tutto il luogo dei ricordi, come è giusto che sia. Per quanto quindi riguarda il terzo boss segreto, si trova qui dietro. Voce misteriosa, chi osa disturbare il mio sonno? Andate via se amate la vita o rimanete se volete morire. Andiamo via. Per il momento va bene così, ma sappiamo che lì c'è qualcuno che ci aspetterà. Let's go, andiamo. Altra interazione. Forse Gaia era coperta dal mare. Perché dici così? Non so, ma è come se avessi dei vivi ricordi di questo pianeta. Eppure non è possibile, era molto prima che io nascessi. Ho ricordi di un pianeta in cui non sono nato. Lo so anch'io che Gaia prima era coperta dal mare. Anch'io lo so. Vuol dire forse che originariamente era un tutt'uno? Proprio non capisco. Esatto. E qui, signori, terzo boss e terzo guardiano del Chaos, il Kraken. Non vi permetterò di andare avanti. Ok, quindi cominciamo a rubare. Qui dobbiamo fare attenzione perché ora Quina non ho modo di poterlo sbloccare. Zinale, che noi già... mi sa che devo mettere isotermia qua, perché è un problema. Allora, tu ruba. Ok, poi qua facciamo... difesa totale. Incominciamo a fare qualche danno in più.
Sì, è un polpo con cioè praticamente un polpo con due tentacoli grossi e tutti gli altri cestini. Nero di seppia, che ovviamente non ha effetto perché mette blind, ma a noi siamo immuni. Asta magica. Manca l'ultimo oggetto. Questo boss è probabilmente il più scarso dei tre. Cioè dei quattro, scusatemi. È probabilmente il più scarso. Letteralmente il più scarso. Lui si cura, ovviamente con i droga, ma non è un problema. Perché lui si cura di 2000 HP, noi gliene togliamo 9999 fissi, per cui siamo decisamente superiori. Potremmo anche distruggere i tentacoli, in realtà. Cioè, il boss è strutturato con il pezzo centrale che è rappresentato dal Kraken e i due tentacoli. Distruggere i tentacoli non ha senso, perché comunque li farebbe ricrescere a un certo punto. Li farebbe ricrescere, ma i tentacoli di per sé non danno fastidio, sono molto deboli. Ok, anche l'elmo di Genji l'abbiamo preso, che noi tra l'altro già ce l'abbiamo, quindi. Qua ovviamente abbiamo i droga che colpisce il povero Steiner. Ora si colpisce anche lui e si cura, ma non è un problema. Come viene bene con le patate, sì, bella zuppa di... oppure fatto bollito e poi tutto tagliato a pezzi, insalata di polpo, ancora più buono viene. Con limone, un po' di pepe grattugiato sopra. Buono, mamma mia. Nero di seppia sta preparando praticamente tutti i piatti. Ok, non possiede più niente, quindi lo possiamo eliminare. Addio. Ha tanti HP, ma è comunque scarso. Perché ha tanti HP, ma è veramente, veramente scarsissimo. E probabilmente, ripeto, è il più scarso dei quattro come Chaos. Probabilmente il più debole. Sembra la puntata di MasterChef. Olè. Benissimo. Ciao. Olè. E anche lui se n'è andato a quel paese. Qui è disponibile la possibilità di poter salvare. Quindi salviamo. Ora che abbiamo sconfitto anche il Kraken. Liberate il Kraken. Eccola.
E qui ci sono tutte creature molto particolari da affrontare. Qualcuna potremmo anche ricordarcela effettivamente, però sono tutte creature molto particolari qua. Qui è possibile entrare. E come potete vedere, qui c'è un altro duellante. Fantasma raro. Sono lo spirito del maestro delle carte. Il noto imperatrice. Vabbè, la nota imperatrice. Mi sfidi? No. Se cambi idea, io sono sempre qui. Però per il momento a noi non ce ne frega nulla. Esatto, bravo, il Materia Keeper del 7. È un classico riferimento al Materia Keeper. Bravo, mi fa piacere che lo notate, li notate questi particolari. Che diavolo è questa palla di fuoco? Saremo mica negli inferi. È la nascita di Gaia. La nascita di Gaia? Sì. Gaia fu il primo pianeta a nascere nell'infinito universo. E poi, cosa è successo? Prosegui e vedrai. A quest'epoca, Terra raggiunse il massimo dello splendore e vantava la capacità di controllare la vita del pianeta. Ma poi si consumò la tragedia e nacqui io. Si consumò la tragedia. Quale tragedia? Ovvero quella della distruzione tramite le evocazioni. Anzi, tramite le invocazioni. Qui dovrebbe esserci un'altra arma, se non mi ricordo male. Il caos di Zeus. Vivi non ce l'abbiamo nel party, ma finalmente abbiamo trovato l'arma di Vivi. E qui c'è un altro fantasma. Fantasma nero. Sono lo spirito del maestro delle carte, il signore dell'oscurità. No, non ti sfido a carte per il momento. Le sfide a carte non ci interessano. Qui abbiamo altra interazione. Oh! Cambia tutto qui. E qui abbiamo l'ultimo caos e tra l'altro abbiamo anche praticamente la parte finale di questa sera. Sono Lich, il caos della Terra. Tutto ciò che faremo dopo sarà tutto extra. Sarà tutto un extra. Mi dispiace. Giacca nera, che ovviamente già ce l'abbiamo. Cioè tutto quello che faremo dopo questo boss sarà la conclusione della live di stasera, perché non andremo avanti. Andremo avanti solo la prossima volta, ovvero con il finale. Perché tutta la parte dopo è il finale. Flauto di Siren. Va bene. Vediamo se entra sentenza. Sì, ok, mi è entrato sentenza. Vabbè, rip. E qui possiamo iniziare ad attaccare. Guanti Genji. Quindi abbiamo praticamente tutto il set Genji. Qui facciamo Araldo. Qui dobbiamo fare ora la coda Phoenix per il nostro cavaliere degli stivali. Il cavaliere dei nostri stivali che... Ecco qua. Che crepa. Ovviamente noi Lich già lo conosciamo. L'abbiamo già affrontato. Solo che qui ovviamente è un po' più forte rispetto a quello che abbiamo visto l'ultima volta. Quindi dobbiamo fare un po' più di attenzione. Ma niente di particolare. Ah, mi ha messo... Cosa mi ha messo? Pietrosio, sentenza anche col colpo? No, non me lo ricordavo sta cosa.
sta sentenza così non me la ricordavo col, col colpo di unghiata così. È perché probabilmente ero, diciamo, immune. Oh no, pure Ade. Ale. L'unico modo per potermi sconfiggere. Utilizzare Ade, sentenza, roulette russa. Perché con gli attacchi normali ovviamente non ci riescono, infami. Faccio un vento bianco giusto per... Qui Siero che giustamente non mi funziona. Diciamo cose che si possono comunque gestire tranquillamente, non è un problema. Li vedo al, a D5, quindi non dovrei... No, minchia, Gita ne ha 70, porca troia. Eh sì, Gita ne ha 70, quindi viene colpito. Sempre Rigene ovviamente fa la sua porca figura, perché... Sempre Rigene mi ha praticamente curato tutti quanti senza problemi. Specialmente durante le animazioni che ci stanno. Olè. E anche lui si fa un sonnellino. Coda e Piuma Phoenix. Perfetto. Ragazzi, tra l'altro, questo è il luogo dove si può prendere la Excalibur 2. Solo che per prendere l'Excalibur 2 bisogna raggiungere questo luogo entro le 12 ore. Quindi diciamo che è un po' particolare come cosa. Quindi voi immaginate tutto quello che abbiamo fatto noi in tutte queste live, racchiuse praticamente in 12 ore. Per arrivare qui e recuperare... questa e recuperare questa spada che si trova qui, che tra l'altro è l'arma più forte di tutto il gioco e possiede l'attacco fisico di 108. L'attacco fisico di 108 che permette praticamente a Steiner di fare 9999 fissi a prescindere, perché l'attacco fisico a 108 supera praticamente il cap che era quello di 100. Quindi, avendo un'arma che possiede praticamente 108, voi fate praticamente 9999 a prescindere, senza problemi. A questo punto accediamo. Non c'è niente. Sarà questo l'inizio? No, questo è l'universo. L'universo... esisteva da prima che nascesse Gaia. Non avere paura. Ad ogni passo in avanti che farai, conoscerai un pezzo di verità. Forza, vai. Facile a dirsi. Esatto. E qui ci avviciniamo verso la fine, ma non oggi. Mi dispiace ragazzi, non oggi. Non oggi. Qui adesso comincia la mia scalata verso il livello 99. Ovviamente non c'è bisogno di resettare perché è comunque una perfect. L'Excalibur 2 è una cosa a parte, una run a parte. Che tra l'altro io vi ricordo che ho recuperato la mia PlayStation... E dovrei avere la memory card, perché io ho le memory card PlayStation 1, che sono queste, dove ho la mia partita
con l'Excalibur 2. E molto probabilmente, appena avrò un pad per PlayStation 2, perché al momento non ce l'ho, o non, devo vedere se è di là nel garage, dovrei cercare tra le mie vecchie cose, vi farò vedere il mio salvataggio con l'Excalibur 2, proprio caricato dalla mia PlayStation, e ve lo farò vedere, perché io l'ho fatto. Quindi ci lasci con il duello finale... con il durello. Ragazzi, ma la parte finale deve essere così. Infatti il duello, pensavo, però il durello sì, effettivamente sì, un po' sì, lo devo fare, ragazzi. Ma perché il finale voglio che sia un qualcosa di epico, cioè voglio che il finale ci sia praticamente tutto ciò che va a completare il gioco, quindi voglio fare tutti i boss segreti, tutti a livello 99, tutto, diciamo, proprio tutta la perfezione della parte finale. Tutto ciò che faremo adesso è un extra. Faremo praticamente tutto l'extra. Che cos'è l'extra? I duelli a carte. Vi farò vedere praticamente i duelli a carte con gli altri. Anzi, ritorniamo indietro, che qui c'era l'altro fantasma. Così vi faccio vedere anche il tipo di carte che possiedono. Anche se le perdo non me ne frega, tanto ho già salvato. È solo per fare un qualcosa di extra per arrivare a mezzanotte, perché tanto dopo la mezzanotte io poi stacco. Fantasma nero. Sono lo spirito del maestro delle carte, il signore dell'oscurità. Mi sfidi a carte? Sì. Chi ti credi di essere? Mi credo di essere nessuno. Sono un tacchino, quindi non ti preoccupa. Sì, ragazzi. Materia oscura. Alla carta materia oscura. AM2, tra l'altro. Però, ecco, qua ho rollato male, perché ovviamente la sfiga è di casa. Va bene, sì, ok. Quante volte devo rollare ancora? Non lo so. Oh, minchia, un roll buono l'ho fatto. Ale. Minchia, per ogni roll buono che faccio, ne faccio un altro pessimo. Ok, pareggio, va bene. No, non voglio fare un'altra partita, mi interessa solo far vedere le carte, non me ne frega nulla per ora. Sì, ragazzi, 128, perché lui aveva tutte carte forti magicamente. Aveva tutte le carte forti dal punto di vista magico, aveva 8 A, eccetera, eccetera. Oddio, no, questo non mi interessa. Però io dal punto di vista fisico ero più forte, quindi ho rollato male, perché ho rollato male 2 volte su 3, giusto per dirlo, però. E lui possiede praticamente tutte carte materia oscura. Quindi se vi servono le... Io ovviamente la carta materia oscura già ce l'ho, perché ovviamente già ce l'ho. Però se vi serve la carta materia oscura, qui la potete prendere. Il duellante migliore con cui potete duellare è quello che vi ho fatto vedere poco fa, ovvero quello che possiede le carte rare. Perché tutte le carte rare che possiede quello, ce ne potrebbero essere alcune che... ce ne potrebbero essere alcune che mancano nella collezione. Oh oh. Ok, va bene. Vedete, lui già possiede le carte di Limblum. Possiede la carta di Odino, che è comunque una carta. Qui rollo male. Me lo immaginavo che sarebbe successo. La carta di Hades addirittura. Carta fiocco. E niente, qua abbiamo perso, perché non posso fare un cazzo. Ti prego, rollalo. Niente, vabbè, addio Grand Dragon. La carta Chocobo. Vedete, anche qua ci sono delle carte più interessanti. Però, diciamo che il duellante migliore per me rimane quello là, il secondo che vi ho fatto vedere. Senza se e senza ma, proprio, senza problema. Qui abbiamo Hades, che lo affronteremo poi. Qui torniamo indietro. Vabbè, qua possiamo mettere la velocità, perché tanto ormai tutte le cose le abbiamo fatte.
Quindi non c'è problema. Questo, il duellante è questo quello che vi consiglio di affrontare. Il duellante con le carte rare, che possiede comunque delle belle carte. Allora, qui andiamo via. Ora, l'unica cosa che vi voglio fare vedere per stasera, prima di chiudere, è semplicemente una strategia che potete utilizzare per farmare gli Yan. Dato che l'altra volta vi ho detto appunto che gli Yan sono uno dei nemici probabilmente migliori da affrontare per avere un buon numero sia di esperienza che di AP, perché comunque potete fare esperienza e AP contemporaneamente grazie agli Yan nella foresta, appunto, nella foresta che già conosciamo. Vi faccio vedere praticamente una strategia molto 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 facile che vi consente di farmare e di ottenere un buon quantitativo di AP ed esperienza per combattimento. Quindi torniamo all'invincibile e mettiamo Steiner, Freya e Quina, che sono ovviamente quelli che mi servono per il momento. Ok, mettiamoci qui sull'isola. Facciamo un bel save. Anzi, prima di salvare... Scusami, non ti ho chiamato per niente, però scusami. Ah, tra l'altro c'è un altro piccolo easter egg che potrei farvi vedere. Ovvero del fatto che praticamente se chiamate il Moguri e lo mandate via più volte di fila, a un certo punto vi manda a fanculo. Cioè proprio letteralmente, letteralmente vi manda a fanculo. Vi manda letteralmente a fanculo. Ok, quindi ci siamo curati. E adesso possiamo andare qua. Sì, vabbè, ovviamente ha assolutamente ragione. La cosa che qua bisogna avere necessariamente è insonnia. Quindi mettiamo insonnia a tutti, perché per questa strategia ci servirà insonnia. È una strategia molto semplice che però ci permette di ottenere dei buoni risultati. Qua devo togliere megafono. Va bene, mettiamo insonnia. Ok, quindi una volta che tutti avranno insonnia, qua ovviamente salviamo, perché è giusto salvare in questo caso, perché qua partirà praticamente il mio farming, ufficialmente partirà il mio farming per il livello 90, avendo fatto tutto ciò che c'è da fare. Eccoci, benissimo, non volevo ovviamente combattere, oh bene, ecco gli Yan, ecco. Bene, malissimo. Allora, la cosa che bisogna fare è camomilla, sperando di... Ecco qua. Camomilla, perché gli Yan sono deboli al sonno. Quindi che cosa dobbiamo fare? Li addormentiamo. Aspettiamo nuovamente il turno di Quina. E qui facciamo estasi siderale e camomilla. E facciamo così per tutto il tempo, sperando che ovviamente gli Yan non facciano sbuffo, perché se gli Yan fanno sbuffo è un casino pazzesco, è un casino incredibile. Quindi addormentiamo tutti. Oh oh, uno l'ho mancato. Merda. Merda. Merda.
Quindi estasi siderale, camomilla. Eccola, sbuffata. Benissimo, su Steiner. Perfetto, ottimo. Ottimo. Direi ottimo. Direi ottimo. È esattamente ciò che mi serviva. E a questo punto dobbiamo andare avanti con con Freya. Sperando di eliminarne uno almeno. Ok, uno è morto. Quindi l'altro avrà pochi HP. O comunque ne avrà sufficienti per poterlo ammazzare. Peccato per Steiner che è stato spazzato via, però... RIP Steiner. Ok, abbiamo vinto. Easy. Questo è uno dei metodi più semplici per farmare. Infatti, come potete notare, abbiamo 42.000 punti esperienza che abbiamo fatto praticamente con due Yan. Sia perché Steiner è morto, perché lo considera morto, e sia perché Freya praticamente ha virus. Quindi dovrei mettere anche Siero tecnicamente a tutti quanti, però non ho ancora punti a sufficienza, ma dovrei mettere Siero. Quindi nel momento in cui poi metterò Siero, il problema si risolve. E questo è uno dei metodi più facili per poter farmare gli Yan. C'è un'altra tecnica che sarebbe ancora più semplice, ovvero chiamare Garnet, utilizzare Zantenzuken con Odino. E arrivederci e grazie, perché tecnicamente con Odino fate una bella arrivederci e grazie e via, e siete a posto. Ah sì, questo qua è, mi serve il vaccino. Allora vediamo se posso togliere qualcosa per mettere Siero. Vabbè, sì, posso togliere mano di velluto. Ah no, lui Siero ce l'ha, quindi in realtà mani di velluto no, per ora lo teniamo. Tu Siero non ce l'hai. Ah, Siero ce l'hai. Tu Siero non ce l'hai, ovviamente. Quindi, potrei togliere il Dragocida. Tanto tu fai 9.999 a prescindere. Tu invece sei un cestinello. Vabbè, le abilità up, tanto non devi imparare più niente. E mettiamo Siero. Ok, perfetto. Poi, si fa un bel giro di etere a tutti quanti. Ok, ora morirà tra qualche giorno. Risalviamo ovviamente, perché vi ho fatto vedere, diciamo, questo metodo giusto per. Ora io poi qua farmerò, perché ovviamente devo farmare. Se poi invece siete un po' più lazy, quindi siete un po' più pigri, un po' più nulla facenti, potete fare questo. Praticamente lasciate Quina, perché appunto vi permette di fare camomilla. Levate Steiner, anzi levate Freya per esempio, inserite Garnet e fate praticamente la stessa identica cosa, solo che al posto di utilizzare tabula rasa di Steiner, utilizzate Odino, semplicemente. E dato che noi abbiamo un sacco di gem... Oh no, ho incontrato lo Yan amichevole. Ah, va bene. Lo Yan amichevole ci può stare, perché tanto noi dobbiamo affrontare Ozma la prossima volta. Quindi concludiamo anche la quest degli animali amichevoli. Tra l'altro Ozma lo affronteremo anche senza gli animali amichevoli. Quindi faremo entrambe le cose. Attacco riattivato contro il pallone. Quindi anello rosetta. Va bene. E qui siamo a posto.
Ovviamente non salvo perché io voglio prima allenarmi al 99 e poi incontrare lo Jan amichevole. Allora, camomilla. Credo che Garnet ce l'abbia. Ce l'abbia camomilla, credo. Cioè, insonnia, spero. Merda, non ce l'ha. Allora, dobbiamo scappare però. Ero convinto ce l'avesse insonnia Garnet. Invece non ce l'ha. Ok, errore strategico da parte mia. Garnet, leva abilità up che tanto non ti serve più. Leva anche megafono. Ok, quindi ci siamo. Ok, andiamo. Con Garnet probabilmente è ancora più semplice in realtà. Madonna, con tre addirittura. Anche perché con Garnet, se siamo fortunati, praticamente non abbiamo bisogno neanche di fare camomilla. Cioè, basta che lei faccia Zantensuken, ammazza tutti, via. Ecco, in questo caso non sono morti. Bene, ottimo. E che dovrei mettere... dovrei mettere supporto a Garnet. Senza supporto non so se effettivamente riusciamo a fare... Perché in realtà... Oh, forse devo togliere l'attiva... Forse devo togliere l'attiva Zantensuken. Ah, ok. Due sono morti. Perfetto. Qui non morire. Ok, no. Non c'è bisogno di toglierlo allora. Bene, va bene. Ok, addormentato. Purtroppo Zantensuken si è un po' a fortuna, però. Ok, morto. Olè. Easy. E così si può farmare praticamente in endgame con 32.000 punti esperienza alla volta e 4 AP. Che, sinceramente parlando... non sono neanche male, sono praticamente un livello a combattimento quasi, se ne incontrate tre, ovviamente. Poi, se volete fare un metodo un po' più tranquillo, in realtà, anche il luogo dei ricordi è buono per poter livellare, perché comunque ci sono nemici che praticamente droppano dai 15 ai 20.000 punti esperienza, forse, e sono anche un po' più semplici da battere. E potete andare di auto attack, quindi mettete praticamente tutti quanti a fare tipo la battaglia automatica, attaccate con tutti i vostri attaccanti fisici più forti, vincete e continuate praticamente all'infinito, perché tecnicamente andate all'infinito. Diciamo che l'unica cosa che potrebbe effettivamente rallentarvi in questo è il fatto che i nemici che si vanno ad affrontare, come per esempio il titano, possiede quell'attacco fastidiosissimo di spacca cervelli. L'attacco spacca cervelli purtroppo vi porta un HP,
Quindi basta che poi vi colpisca nuovamente anche con un attacco a caso e praticamente vi sciotta. Perché è vero che avete attivo sempre rigene, ma sempre rigene non si attiva subito. Cioè nel senso non vi cura tutta la vita subito, ma cura poco alla volta. Ecco perché comunque consiglio comunque di farmare qua, perché sono delle battaglie che potete fare singolarmente, ve le gestite voi come meglio volete. Conquina, tra l'altro, è semplicissimo perché fate appunto camomilla, addormentate tutti e con Garnet andate giù di Zantenzuken. Purtroppo è un metodo un po' più lento di farming perché Gidan non può essere cambiato dal party, quindi praticamente vi rimarrà lì come un ceppo. E poi l'unico personaggio che potrete cambiare sarà Steiner, poi Vivi, poi Amaranth, poi Frey, eccetera eccetera. Se poi volete ovviamente cambiare, la cosa che vi consiglio è ovviamente utilizzare Quina, cioè fare le rotazioni con Garnet e altri due personaggi che possono livellare, perché comunque Garnet, se avete culo ed entra Zantenzuken, praticamente shottate tutti subito, quindi non avete bisogno di camomilla. Mentre invece se poi utilizzate il metodo camomilla, levate Garnet, inserite Quina e Steiner e poi mettete Vivi, Freya, Eiko, e quindi comunque ve li gestite un pochettino alla volta. Potreste fare una cosa simile anche con Eiko, che comunque fa le summon, invoca con le summon e fa danni con le summon, però non farà gli stessi danni di uno Steiner, che per esempio con Estasi Siderale fa 7-8 mila danni alla volta. Quindi diciamo che è molto incisivo Steiner. E poi Quina, che fa camomilla, avete la possibilità di gestirla come meglio volete. Mentre invece con Vivi, nel momento in cui avrete Vivi nel party, avendo recuperato l'arma il caos di Zeus, potete utilizzare l'attacco Apocalisse. Quando utilizzate l'attacco Apocalisse però, cambiate gli equipaggiamenti e mettete tutti gli equipaggiamenti o che assorbono gli attacchi buio o che li annullino, in modo tale che quando fate l'attacco Apocalisse voi non subiate danni, mentre invece i vostri avversari vengono colpiti da un 9999 fisso che vi consente comunque di fare dei bei danni. Tipo, se ve lo devo fare vedere, visto che ormai ci siamo, giusto perché ormai siamo in fine serata e quindi è tutto un extra quello che stiamo facendo, qui tecnicamente possiamo mettere Vivi, possiamo mettere anche un altro personaggio a caso, ecco, mettiamo Eiko per esempio, che è una che deve livellare perché è messa bassa. Ciao Marco, buonanotte. Facciamo praticamente che con Vivi possiamo equipaggiare finalmente il caos di Zeus, che mi insegna l'attacco Apocalisse, che è l'ultimo attacco che tra l'altro mancava al nostro Vivi. Mettiamo Insonnia alla nostra Eiko. Vivi ce l'ha Insonnia? No, però Siero mi serve, ecco, Vivi è un problema. Niente, tolgo il doppio reflex per ora. Tanto non lo devo utilizzare il doppio reflex. E mettiamo questi. Ok. E come equipaggiamento dobbiamo mettere tutto ciò. Ecco, assorbe elemento buio. Qui invece mettiamo... rafforza attacco sacro e buio, dimezza l'effetto buio. No, lei mi sa che devo metterlo sull'accessorio, vero? Su fiocco. È che fiocco ha Madain, però assorbe acqua e vento. Vabbè, però per ora te lo tolgo, giusto per questa dimostrazione pratica. Assorbe elemento sacro e buio. Ok. Anche tu ovviamente prenditi l'assorbimento. Aspetta, tu però dovresti avere, vediamo se con la giacca, rafforza gli attacchi di elemento buio, rafforza sacro buio, dimezza l'effetto buio. No. E allora anche tu mettiti, ecco qua, assorbe sacro buio. Tu tecnicamente dovresti metterti... Tu Ninja Fuku non lo potevi utilizzare pure? Addirittura non lo potevi usare? Minchia, mi ricordavo di sì.
Rafforza attacco elemento buio. Mi servono il bracciale. Devo mettere il bracciale. Attacco, rafforza sacro, rafforza. Annulla l'effetto degli attacchi elementali buio. Quindi va bene così. Ok. Adesso ci siamo. Ciao, ciao Lagunone. Buonanotte. Sì, ma tra l'altro stiamo staccando, quindi è giusto per far vedere, per far vedere questo setup. Dopodiché no, Eiko. Madonna che sfiga, addio. Ora qua resuscitare tutti è un casino. Allora facciamo recuperare la velocità qui, no? Apocalisse, camomilla e via. Boom. Ok, qua adesso recuperiamo tempo. Vai qui, no. No, sbuffata. Niente. A posto. Vabbè, sì, ciao. Tra l'altro me lo considera come annientati. Cioè mi considera annientati con le sbuffate. Cioè veramente allucinante sta roba. Completamente, completamente impazziti. Ora qua penso che era con l'ultimo party che avevo fatto, vero? Vediamo se è così. Sì, va bene, ok. Comunque, il party era quello. Io ho avuto sfiga con Cometa, che mi hanno praticamente shottato subito, quando in realtà Cometa è un danno variabile in teoria. Cioè potrebbe anche farmi 100 di danno, così come può farmi 8000 di danno. Però ho rollato male al solito e quindi mi hanno fatto 6677 miliardi di danni. Però ci sta, alla fine il gioco è anche questo. Comunque, le strategie viabili sono queste: o utilizzare Garnet con lo Zantensuken, che è probabilmente la strategia più safe per livellare più personaggi alla volta, perché ve ne portate due alla volta e quindi li livellate con Garnet che spara Zantensuken come se non ci fosse un domani. Oppure utilizzare il metodo Quina più un personaggio che fa danni AOE, che fa tanti danni AOE, in modo tale da appunto fare più uccisioni e quindi prendere più esperienza. Tutto qua. Va bene, ragazzi, detto ciò, Final Fantasy 9 prende una pausa. Io in questo periodo spero di livellare il più in fretta possibile, in modo tale da poterlo chiudere definitivamente e poi passare ad altro, prima di preparare ovviamente tutto Final Fantasy 8, perché poi il prossimo sarà Final Fantasy 8. Quindi devo farmi fare le grafiche, devo farmi fare tutto, quindi perderò comunque un po' di tempo per organizzare, però non dovremmo perdere chissà quanto, anche perché comunque non dovremmo perdere chissà quanto. Niente, detto ciò, Final Fantasy 9 prende una pausa, subentra al suo posto Octopath Traveler, che verrà fatto anche di mercoledì, quindi doppio appuntamento mercoledì e venerdì con Octopath. Giovedì Triangle Strategy, a gran furore di popolo ha vinto Triangle Strategy, non me l'aspettavo sinceramente. E poi sabato e domenica invece li lasciamo domenica con il teatrino defaticante, come sempre, e poi sabato libero con magari il recupero di qualche cosa extra, giusto per metterci qualcosa. Se no, continuiamo piano piano come facciamo sempre e nessuno ci dà problemi e nessuno ci costringe a fare altro.
Quindi ragazzi, vi do appuntamento a domani con Triangle Strategy, visto che domani appunto abbiamo Triangle Strategy. Io vi ringrazio a tutti quelli che sono rimasti fino alla fine, quelli che si sono aggiunti dopo, quelli che sono arrivati, quelli che hanno commentato, non commentato, fatto tutto, eccetera, eccetera. E noi ovviamente ci becchiamo domani. Notte notte.